bene. Vai. Ma non è... Non... Sì, cioè... Però aspettiamo che arrivi, Iberfront. Non è che cantiamo cantanti auguri. Spegnete anche le luci. Esatto, dobbiamo fare... Dobbiamo spegnere anche le luci. No, per spegnere le luci, eccetera. Spegni le luci che arriva, Perro. Spengo le luci. Spengo le luci, spengo le luci, vai. Sta già tutto apposito. Aspettiamo che arrivi, Perro. Zitti, chat, anche voi, zitti! È una festa sorpresa, dobbiamo fargli la sorpresa. Chat, spammate i puntini di sospensione per far silenzio. Ecco, silenzio in chat, silenzio in chat. Esatto. Fate silenzio, fate silenzio. Spammate caratteri vuoti. Doveva essere qui 7 minuti fa. Io, ragazzi, ho spento davvero le luci. Io pure, raga, io non vedo un cazzo. Pure io. Cioè, guarda, io ho anche gli occhiali da sole. Ragazzi, in chat dovete scrivere le parole. Auguri! Beh, è bellissimo, esatto. Il mio compleanno vero invece è l'8 di febbraio, quindi tra poco comunque. Grazie per questo abuso di, come si chiama? Ti abbiamo fatto questa sorpresa. Ti sei sorpreso? Sono, non lo so, tutto dentro di me è migliorato solamente perché adesso sono qua con voi su Discord, ragazzi. Ti do un bacio sulla bocca. Mamma mia. Sono pronto. Anch'io. Allora, su cosa devo fare? Devo aprire il gioco che voi mi avete detto oggi di scaricare, giusto? Only app. Ma aspetta, spiega, che cos'è il compleanno precisamente oggi? Di cosa? Praticamente il 24 di gennaio del 2013 è stata la prima volta che io ho messo qualcosa sull'internet a mio nome. Cioè il mio primo video su YouTube. Stasera io metterò qualcosa su qualcos'altro. Scusate. Esatto, va bene, no? Su chi? Su qualcun altro, non lo so. Cosa? Quando? Dove? Perché? E la cosa bella è che, tra l'altro, di queste persone qua in chat, la mia prima collaborazione ever è stata con il signor Emerald, mentre eravamo in un video di Lion. Ve lo giuro, di Minecraft. È vero! E l'abbiamo fatto nel 2014-15, una roba del genere. Ma non so neanche chi c'era, ma c'era un sacco di gente. Allora, era una custom map tipo per un Wither qualcosa. Eravamo io, Berro, Lion, tipo forse c'era Raptorlino. Di Minecraft? Di Minecraft? Di Minecraft. Minecraft. Era tipo Lucky Block, qualcosa simile, non mi ricordo. Sì. Oddio, e poi, tra l'altro era anche il periodo in cui ho conosciuto per la prima volta Tearless Raptor, che all'epoca aveva i capelli e aveva il ciuffo verde, te lo ricordi? Minchia, sì, raga, sì, ma... sì, sì. Raptor, il Tearless Raptor aveva il ciuffo verde, cazzo. Incredibile. Sì, sì. È incredibile. È tutto incredibile. È incredibile. Sì, raga, praticamente quel video si chiama da me tipo Lucky Wither with Orgia sul mio canale, sì. Dopo guarderò che quelle cazzo chiamano. Family friendly, sì. Allora, io devo aprire già Lasers, giusto? Allora, ragazzi, Lasers. Spostiamoci nel nostro gaming momento. Io... Sì, eccoci. Sono pronto a gamingare. Non dobbiamo fare quella roba lì dell'altra volta, giusto, no? Quella roba condivisa, ce la siamo dimenticata. No, nessuno vuole. Ma non l'hanno tolta, abbiamo detto che adesso c'è un'altra però cosa. Però adesso ce n'è un'altra cosa. E adesso possiamo fare quest'altra cosa? Io sono nel gioco, ragazzi. Anch'io sono nel gioco. Ma prima ci personalizziamo. Oh mio Dio, perché sono tipo una femmina e-girl stranissima con un corpo. Eccoci qua, gamer. È il mio sogno stesso. Il mio personaggio sarà posso personalizzarmi? No, ragazzi, io adesso, guardando la personalizzazione, vi esporrò una delle mie teorie più grandi. I leggings fanno vomitare. Fanno cagare. Ma le femmine coi leggings. Ma dipende. Perché le femmine coi leggings? Dovrebbe essere bruciato in generale. Fanno schifo i leggings. Lo sai cos'è che altro che fa schifo? Bruttissimo. Vai. Il razzismo. Paldo. Quindi, Paldo. Quindi io ti faccio schifo? No, tu non sei un razzismo. Tu non sei il razzismo, esatto. Tu puoi, razzista va bene, ma il razzismo in generale come concetto. Ok. Capito, ragazzi, no, c'è una tipa Ugo che sta ballando davanti ai miei occhi in questo gioco. Ma che cos'è? Stedia, sì. Veloce. La tua top 3 razze preferite. Allora, per me sono il Tauren, l'elfo del sangue e il nano. Bello. E setter irlandese.
A me invece piace tantissimo gli orchi. Poi ci sono i non morti. Ok. Sì. E gli elfi del sangue. C'è un potere per comandarli. Come cazzo si chiamava? I non morti. Ok, io sto vedendo tipo una tizia culona. Cosa hai detto? Io ho scoperto che ci sono le mort. Pilotando adesso una tizia culona. Questi personaggi sono tremendi. Ok, ora non l'ho. Oddio santo, ma quando prendi un laser è proprio brutta la situazione. Ma tu sei già giocando? No, sto guardando il tutorial. Il tutorial. La pianina è molto, molto bella. Sì, sì, sì. No, no, la ragazzi, password per la partita che ho creato io è 3F2C0B. No, non dire. Ragazzi, ma si vede il camerto ragazzi, bruttissimo di sta tipa. Ma che cazzo di gioco mi state facendo giocare? Cosa? Si vede la Gigia Baffa, questa minchia. Non no, è... la Gigia Baffa no. La Gigia, no, la Gigia Baffa. No, non dirlo così. Te lo spiega Alice che cos'è la Gigia Baffa. Una cosa boh scomoda. Tipo. Sedia. Vai nelle emote. C'è il twerk che è potentissimo, raga. È il going crab. È il fatto del going crab. No, vi prego, un altro going crab, no. È quella, bro. Quale? Dove aspetta. È il twerk, sì. Il going crab. Esatto. No! È il going crab. Guarda. È letteralmente quello. Io sto come facendo il tutorial per capire come non sfracellarmi, eh. Vabbè, basta che salti, Berro, tranquillo. No, ma ci sono anche tipo la cucciati e il pisellati. Cosa? C'è lo sdraiati e lo sminchionati. Ok, ci sono. Cosa devo fare? Come si chiama la partita? Allora si gioca. Gioca la partita poi in Europa 3F2C0B. Ma aspetta, dove è scuro su pubblica? No, io ho fatto crea partita. Penso che voi dobbiate fare pubblica. La sarà personalizza un unisci la partita? Eccolo là, no, unisciti. No, sto facendo attendi. No, indietro. Leo, ciao. Mio dio. Devo mettere il codice. Come si ok. Ripeti fatto 3F e 2C. Dov'è il codice? Scusatemi. No, scusa, puoi rifare il codice 3F2C0B. Ma l'abbiamo fatta sincronizzata. Unisciti alla partita. No. Ok. Non è proprio il going. Ci sono. Crab, sono pronto a proteggere il femminismo, ragazzi. È 3F2C0B. Vaffanculo, io ho scritto 3F proprio. Fucking crap. Ragazzi, ma perché vi siete messi tutti, ragazze? No, non lo so, a me è venuto a caso, cioè io non ho persone per niente. Abbiamo scelto, ci credo che abbiamo scelto. Sto prestando una femmina, scusa. Come guarda che roba, cazzo. Guarda come mi striscio fortissimo. Strusciando la Gigi Baffa per terra, mio caro. Follow me, I'm a snake, follow me, I'm a snake. Andiamo, snake. Andiamo, grazie di morale. Ragazzi, si comincia il gaming. Si comincia il gaming. Una femmina perché... Ma è tipo Stumble Guys. Ma ragazzi, io credo ci sia qualcuno. No, siamo tutti, ok. Siamo tutti. James, Madonna, James, ma siete delle femmine James, culacchione. James. Siamo delle femmine culacchione. Come perché siamo morti? Wow. Cosa devo fare? Round 1. Walk the line. Ma dove si va di qua? Che arriva alla fine? Let's go! Go! No, ragazzi, let's non fucking è una gara. Go! Sono morto! Sono morto! Anche io. Perfetto, vabbè, si ricomincia a capo. C'è cioè, comunque morto, prima o poi morto. Si. No, non ha saltato di nuovo. No, che gioco ragazzi, di merda. Sono stato tagliato tipo a metà. È brutale come gioco. Non mi piace. No, trappati, porca puttana. No, non uccidete, mi sono uno streamer. No, raga, ma chi ha scelto sto livello? No, io. No, ragazzi, non mi sono abbassato in tempo. Devo modificare i cazzo di comandi. Basta, l'ho preso con il naso sto laser, mi ha sbrindellato completamente. No, le mie no, palle, raga. Scusate. Se io faccio così. Wow, l'ho schivato. No. Wow. No! No! È già antipatico questo gioco. No, a me non resta antipatico, però. Godo! Dai, non riesco ad abbassarmi, sono stupida. Ragazzi, mi ha letteralmente affettato il culo il laser. Ma è impossibile schivare un laser. No, le mie zampe mi ha ucciso. Non mi si abbassa in tempo. Verso le 10. Ce l'ho fatta! No! Sì! No! Sì, no, ragazzi, non ho sciumato ed è il 2024. No. No. Ragazzi, ok. Ragazzi, questo gioco è per problemi. Allora, ragazzi, so se... posso esporre un attimo una cosa? Allora, noi veniamo tagliuzzati, eccetera. Perché nelle opzioni c'è un filtro oscenità che è attivo? No. Cosa sono le oscenità in questo gioco? Non lo so, ma sono appena caduto. Credo siano quelle oscenità. Ce l'ho fatta! Nel gioco. Ce l'ho fatta, ragazzi! Ma cosa cazzo devi saltare? Ma è incredibile. Ma no! No, Cristo! Raga. No! 1:24, raga, 1:24 per abbiamo favore. Ma chi fa partire da qua? Sì. Ma che cos'è?
Io mi sto continuando a tipo suicidare nel niente. Ragazzi, è più facile Geometry Dash. No, raga. Ok, io questi sono tipo come i laser che compravi alle bancarelle, no, uguali. Non è possibile. Allora, ragazzi, secondo me dobbiamo solo concentrarci un pochino. Dobbiamo fare del gaming, secondo te? Facciamo del gaming silenzioso. Allora. Bella live. Ma porco due, ma manco strisciandoti, tipo. Non siamo scarsi, ragazzi, smettetela. È vero. Ragazzi, non chiedete di farmi personaggio. Io non riesco a capire più che altro bene quando è che arriva il laser. Vabbè, ma che cazzo, però. Grazie, ragazzi. Sì, più che altro i tempi. Basta, sto continuando a morire. No! Oh! No, ma non siamo abbastanza gamers. Sono dei livelli più gioco semplici. No, 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 no. Ma tra l'altro questo qua è il livello 1, cioè manco no, dire. Non è il livello 1. No, questo. Ragazzi, questo qui che si era livello 1 di 5? Ma che vuol dire? Ma stai scherzando? Allora, la prima parte è semplice, la prima finché si arriva al muro quello è facile. Sì, certo. Certo, allora, c'è quello a due che continua ad andare in cerchio e quell'altro che va su in verticale, continua a fare quello, no. Come no? Sì. Aia. Non so, ma sta finendo il tempo. Ok, ok, ragazzi, ci dobbiamo concentrare. It's momento the fine in commando. Siamo scarsissimi. L in chat. Solo questo livello, ragazzi. Livello 2. Ah, livello 2. Ah, è più facile. Livello non si può fare. Ma c'è questo. Come foto piedi? No, che schifo. Ma ce l'avevamo fatta. Oddio, cosa vuol dire target? Ho visto questi chiappa di colore. No, è bellissimo, è bello ignorante. È sempre lo stesso. Allora, io ho disattivato il filtro scenità, ma in effetti mi sobbalzano le puppe quando io salto. Non ma è vero, bici, guarda, bici, guarda, bici, mi sobbalzano le puppe. Dici cosa vedi? Vai, 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 vai. Ma questo sembra sedia. Vai. Questo sembra sedia. Ma il tempo di atterrare muori. Puttana. No, ragazzi, non andare sulla palla. No, se andare sulla palla diventate. Ma strisciare basta non si può. Io non mi piego davanti ai miei nemici. Un fucking crab. Oh, bello. Cazzo, non sono riuscito a risaltare. No, ok. Niente, no! Troppo. No, ho tolto il sangue perché ha detto Giulietta che le faceva impressione vedermi tipo smarmellato ogni volta. Vabbè, dai. Allora, questo come lo fa? Non così. Oh, guardalo, guardalo. Oh, ma non mi riprende il salto una volta che salto, cazzo. Che fastidio. Allora, vitale. Ragazzi, Poldo, ti giuro che devi fare qualcosa, però rimanere alla ferma non ti aiuterà, te lo dico. Quarto step, Leo. Io sono andato. E questo qua. Ma le mie palle! Ce la facciamo. Ce la facciamo, ve lo prometto, è per il gaming questa. Per il gaming, No, 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 io non ci voglio andare. No! Leo! Questo è facile. Oddio! Oddio, è matto! Ma è fortissimo, Leo, ragazzi. Ma questa è la famosissima salta alla corda texana? Ottavo mondo Crash Bandicoot 3. 1-2. Oddio, adesso. Mamma mia, easy. Ragazzi, come si fa l'emote? Ce l'ho fatta. Tasto dell'emote, okay, dov'è? Opzioni. Ok, così. Comandi. Posta di Berro Fronzo, fai vedere come. Ce l'ho fatta. Vi. Vai. Tu richiamo così teniamo un ragazzi, po' di spettatori. Ragazzi, vai. Vai, Poldo, vai, spostati, fai il gaming. Vai, Poldo, vai. Vai, ragazzi, momento cazzo. Gaming. L'ho finito. L'ho finito. C'è una cosa gialla, la prendo? Adesso cosa devo fare? Come sono le emote, ragazzi? Ragazzi. Aiuto! Come sono le emote? Ditemi come sono le emote. Ci sono quasi. Quanto manca? Ma voi mi vedete, Berro? Sì. Questo no, le mie palle! Let's go! Puoi diventare questa qua se vieni nel giallo. Ce la faccio. Sono una palla. No, io preferisco fare questo, Leo. La grattata di palle giornaliera la evitiamo, ragazzi. Ce l'ho fatta! Sì! No, non ci credo. Let's go. Non c'è ancora nessuno. Let's go. È fatta? Let's go. È fatta. È fatta. No, ragazzi, quindi, non è possibile. Easy. No, del oddio, sono diventato una palla. Ovviamente io sono l'ultimo, ragazzi. Ma che differenza? Qual era la difficoltà? Bastava essere gamers. Sedia non è un gamer! Sedia è il gamer più scarso! Sedia è scarso! Sedia no palla! Going ball! No, ragazzi, no, mi si è mancato tutto il gioco! Come se tu eri porco ragazzi, due! Non so cosa c'è una cosa nera addosso a me! Sono io! Cosa sei tu? Ah no! Madonna santa, che cosa è oscena! Cioè, è proprio il tuo personaggio!
Oh, sedia morto, sedia morto. Guarda, no, guarda. Sedia è una palla. No, no, sedia. Ma io volevo giocare. E niente, invece adesso... Devi essere abbastanza forte per giocare. Ma cosa vuol dire? Cos'è una roba alla Geronimo Stilton? Allora, devi... ragazzi, io commento. Qui ci sono Barrow from Zone, Gamer... Ma perché non ci sono i vostri nomi? Wow, no! No! Oh, cazzo! Oh, no, Poldo è stato colpito da un lasers. Cazzo! Ah! Dio caro, devo cambiare comandi, se non impazzisco. Rigore. Forza, ragazzi. Okay, ragazzi. Comandi. Vi voglio carichi. Dai, che io accovacciati. Vai. Che è Leo che io ragazzi, possiamo fare parkour su Minecraft? Io sono verde. La tipa con i capelli verdi? Vai, tipa con i capelli verdi. No, non ci credo, sono tornato all'inizio. No, raga. Vai, Leo, bastati, bravo. Che bravo, palle! Adesso devi saltare. Il gaming non è stato applicato come corretto. Coach, che devo fare qua? No, fa culo! No, raga. Che cazzo difficile! Oh, questo funziona, incredibile. Il coach ti doveva dire come andare. Ragazzi, prossima volta parkour su Minecraft, per favore. Sono in cima. Io l'avevo proposto. Allora dai, non è vero, Cristo. Non l'abbiamo fatto. No, sono morto, merda. Sei proprio io guardo un... Sei morto, Godus. Baboon. Ehi, non dire queste cose alla Dario Mozza. Godus. Che cosa? Godus, palese Dario Mozzers. Ma la cazzo, sono stupida. La parte sopra del mio torso è vuota. Si dice Godo. Sono morto, vero? No, ragazzi, mi ha tagliato le caviglie. Ma porca giù. Godo? Ragazzi. Come ci si sente? Non ho mocciato. Non hai commesso reato di mocking. Sempre per la stessa cosa. Mocking. Allora, vai Leo. Ci sei, salta qua. Porco! Questa è facile, questa la sai. Ok, coach. Oddio, no. Ma questa la sai fare. Ma cosa posso fare l'ultimo? Nuovo! Ok, questa la sai fare, eh? Facile. Ragazzi, 10 sub e tolgo il filtro. 10 sub e tolgo questo filtro e vediamo che succede. Ancora e ci sei. Perfetto. Vabbè, io sono anche un po' più. Adesso. No! Oh, non si è abbassato. Non si è abbassato. Però io ci sto provando a tirarti. Sì, ma signor coach, io. Cioè, me l'ha detto negli spogliatoi che sono quello speciale per lei e che mi trova molto più attraente degli altri. Però non mi sono motivato a questa cosa. No. Non devi dire ciò che succede nello no, spogliatoio. No, ma porco nello giudo! Spogliatroio, sì, ragazzi, invece. Ma no, i comandi, no, l'input no, lag. No. Lo switch sì, l'input lag. Sì, adesso la mancanza di gaming viene giustificata così. Sono morto. Come si chiama? Il prossima volta Mario Kart. Ok, devo scaccovacciare. Grazie Esme, ti voglio bene. Ok. Dov'è Leo? Vai Leo. Ok, dai. No. Oddio. Devo aspettare quello. Leo. Sento una mancanza di gaming che mi Fai un bel respiro. Faccio uno solo spoglio. Mamma mia. Ah, Cristo del Dio. Tutti, ragazzi. Coach, quanto costa l'abbonamento alla sua palestra? Ragazzi, questa è la palestra del gaming. Esatto. No, ma è finito. Abbiamo perso Fuse Gaming. Merda. Non siamo riusciti ad applicare correttamente il gaming. È stato ragazzi, ora vi faccio vedere come si fa. Vieni anche tu nella palestra di sedia. La palestra più piccola che c'è. La palestrina. Ma questo... Noi siamo i gym bro in questo momento. Gym girl. Io sono un po' una gym bro. Ciao Leafen. Guarda, sto facendo i piegamenti. Quindi siamo autorizzati a essere cringe perché tanto siamo muscolosi. Beh, oddio, perché finora non è che abbiamo molto secondo me abbiamo abusato di questo permesso, ecco. Sono sasso io, capito? Ho messo un altro sciroppo. No! Twerk, sedia. Sono pronto. Vidi Verona. Yeah, going back. No, di nuovo questo livello. Dai! Sì, io potrei far bannare tutti i canali qui presenti adesso. Perché? Perché questo livello mi fa arrabbiare. Questo livello 1, 2, 3, 4, 1. No, raga. Sono morto. No, raga, ha fatto tripla. Non penso che sia così la palestra di Danny. Oddio, ce l'ho fatta. Io no. Godo. Ragazzi, io camperò qui. È un po' strana perché io aspetto che muore sedia. Oh, ma devi tipo, cioè, prendere un tempo allucinante. Devi saltare quando già c'è il quello. Aia, le palle. Mozzuno, ragazzi, non vedo nulla. Vedo solo un sacco di minoni. Perché non si arrampica come Only Up? Ok. Smeraldo, ce la possiamo fare. Pokémon Smeraldo. Sono io. Pokémon Smeraldo. Cioè. No! Aspettiamo che...
muore Poldo e poi saltiamo. Vai. Vai. Aspettiamo, vai. Che passami Poldo sotto, fallisca il gaming. No, guarda, sembra una questione live su Twitch. Stiamo facendo la classica live su Twitch non page. Io e me. Sì, sì, sì. Mi hanno tagliato la testa. È razzista questa cosa, se sono nero. Perché? Non c'entra nulla. Io chiedo, non si sa mai. Io purtroppo non sono un fidget spinner. Che palle. Vabbè, andiamo a morire. Mi ha strappato i polpacci. No, dai. Sì, come, però questa cosa quello? È bastarda. Bastarda incredibile. Ma non c'è neanche, tra l'altro, un checkpoint, qualcosa. No. Ma cioè, devi farla dritta tutta una volta. Madonna, è un casino. No, ragazzi, l'equilibrio di Emerald. La testa amputata, dai, di Cristo. Madonna. Mi ha fatto cadere. Minchia, detto che è una cosa bruttissima comunque. Davvero. Sembra tipo una turbo bestemmia, veramente. È molto più difficile di quanto pensiate. Io odio il gaming, te lo giuro. Scusa, stavo pensando. Ragazzi, l'ho cacciato. Un'altra cosa. Fanculo. Sono io un pro gamer. No. Ok. Voglio vedere il gaming. No, Favetto, grazie mille per i 5 salvare regalate. Grazie mille. AD. Per tre, mancano pochissime. Eh sì, per balanceare. Mancano 13. Potete muovervi così. Vai, Berro. No, io non ho parole. No, raga. Le mie palle. Madonna, ragazzi. Vai, la Berro, palestra. Vai, Berro. Un attimo, Cristo. Vai, Berro. No, dai. Raga, ho evitato il laser, allora, però l'ho evitato cadendo. Io propongo a tutti voi una bella partita alle Bed Wars adesso. Ok. Io, ma perché non si può arrampicare? Ma c'è un altro cazzo di laser mobile qua? No! No, ma come? Ma subito, ragazzi, ero tanto così da clacciarla. Che palle la vita, ragazzi. Che vuol dire clacciarla, bro? Andiamo, salvare all'ultimo tempo. Ma da Valorant, credo. Non è una roba giovane. Aspetta che faccio anche il gesto della cornetta con l'indice e il pollice, così. Ecco fatto. No, Valorant. Il gesto del gaming, non il gesto è quello del gaming, con il pollice e il mignolo. Sì, bravo. Questo è il gesto del gaming. Non ho capito. È un altro livello nuovo. Ragazzi, io piango quando voglio. No, ma ragazzi, è lo stesso di prima. È lo stesso di prima. Ma è già finito il gioco? No, perché noi dovremmo andare avanti. Cioè, ma almeno una persona dovrebbe tipo portarci a smettere di non essere gamer. Se non va avanti il gioco. Mamma mia, sedia. Ragazzi, la stavo clacciando, stavo arrivando alla fine. Ma vedi che anche lui dice clacciare. Perché lui non dite niente? Solo perché lui no, è giovane, cazzo. Io perché sono siciliano, vero. Guarda che non stavamo mica dicendo male al gaming. Ma non, no, ma è arrivato il punto. Tu cosa vuol dire glacciare? Senti, ero solo curioso. Se tu non giochi a Fortnite, non è mica colpa mia. Tu giochi a Fortnite? Tu giochi a Fortnite? Beh, all'inizio però sì. Mi dispiace. No, giochi a Lego Frost. Bro, vieni a giocare a Fortnite. Gioco a Lego Frost Night, cosa? Ti prego, ho paura. Ho tagliato normale. Luce. Ho sentito un rumore sospetto, ragazzi. No. Ragazzi, io sono il gamer finale. Gamer finale. Gamer finale. Doppia vince. Let's go! Guarda te, Leo, che per farmi fare in fretta mi ha inculato. Bella domanda. No, non mi sono mai chiesto se Dio è po... No, niente. Fra, stai calmo. No, mi sembra... Non mi toccare Bella Gianda, eh? Bella Gianda Poldo. Mamma mia. Bella Gianda Poldo. No. Ok, ci siamo. Certo, guarda, voleva dire povero comunque. Senti, Poldo, adesso questo, faccio l'utente questo. Medio della tua chat. Guarda, oh, Poldo, ma cosa ne pensi di Freddy Frasbrad? Ha offeso tutti quanti i poldini. Di tutti quanti... Sì. Fatto. Ora passo sotto Emerald. Olè! Aspetta, vado anch'io. Olè! Olè! Vi sto registrando, no, ragazzi. Vi trasmetterò in live su Twitch. Olè! Piero. Poldo. Attenzione! Olè! What if we skibidi kiss toilet, under skibidi Emerald skibidi legs? Skibidi what toilet, if... Skibidi toilet, skibidi toilet. Ha dato un bacino a Poldo! Oddio, sto suonando una chitarra. I'm a snake, I'm a snake. Io sono stupida. Non puoi più tornare come I'm a snake, follow me. Okay. I'm a James P. Sullivan. Madonna, che strana questa emote. Ma perché si muovono in questo gaming modo? Gaming intenso, strano? Raga, lo sapevate. Io guarda come metto sulla mia band. Sono Poldo, faccio parte degli Slaggor. No! La stessa battuta della scorsa volta. No, hai offeso tutti gli Slaggor adesso. Io aggiornerei il tuo elenco di battute. Hai offeso le lumache. Comunque, secondo me stiamo facendo le lumache. No,
Secondo me stiamo facendo dell'eccessivo bullismo su Poldo e su tutto quanto quello coinvolge. Ma chi manca, regà? Ferro, non devi io non sono abbastanza gaming. Ragazzi, possiamo cantare tanti auguri a Poldo? Tanti auguri. Ferro, 10 secondi, veloce! Veloce! Ho vinto! Non ci credo. Ho fatto il gaming. Prossimo gaming. Siamo troppo forti. Marasciare. Ragazzi, come? Tutti a passare sotto le gambe di qualcuno. Vai. Avete visto vado, il vado, gaming? Vado. Aspetta che io ti metto il culo in faccia. Ferro! Sì, scusate. Scusate. Il gaming aveva preso possesso. Madonna mia, questo culone. Vado avanti. Passami sotto. Niente. No, le mie palle. No, le mie palle. Come se le avessi perse. No, Cristo e Sparpol. Ma perché non te ne va a fare? Maledetto, ciao Miri. Allora, Svenia, le mie palle è il titolo italiano che è stato dato a un hentai all'ultimo album degli Slaggor. Davvero? In pratica, no, mi si è buggato. Poldo gli viene rinchiuso Satana in un testicolo e non deve masturbarsi per 6 mesi, altrimenti se lo fa esce Satana. Cosa cazzo vuol dire? Smetto di seguirlo. Ma che cazzo? Appena tipo si intitola Le mie palle. Davvero si intitola Le mie palle? Lo giuro, si intitola Le mie palle. Wow, la mia. Le mie palle quando? Senti Poldo, mi senti? Poi, sì. Ecco, volevo farti le mie personali congratulazioni per la firma con l'etichetta della tua banda musicale. Grazie, ti ringrazio. Prego. Ti ringrazio. No, come faccio ad andare qua? Ok. Dio, cazzo. Ok, ci siamo. Il momento. No, Emerald, tu non puoi bestemmiare i tuoi figli di Minecraft. Ma come tu devi stare zitto, parte, ok? No. Cosa? Ciao, Chris. No. Ciao, sedia. No! Ragazzi, io voglio dire una cosa. Sapete che la prima volta che ho incontrato Cristo, la prima cosa che ha fatto è darmi un bacio? Veramente? E te l'ha dato? Sì. Davanti alla sua fidanzata. Ma Giuda bastardo onnipotente, no, re dei giudei. Aspetta. Ragazzi, però darsi i baci è un po'. Io ragazzi vi devo raccontare una cosa che è successo al Games Week 2 anni fa. Ragazzi, cosa devi raccontare? Quando mi ha baciato il tuo amico Gennaro. Sì. Gennaro Bullo? Ragazzi, tutti voi adesso mi succate le palle. Ragazzi, vi rendete conto che adesso sei minorenne? Possibile. Questa cosa non possiamo farlo. No, sono maggiorenne. Non è più minorenne. Ma non è vero. Ma da quando non è più? Cioè, nel senso, ma non è più minorenne da un po', Cristo? Da agosto, ragazzi. Da circa 2 anni. Siete indietro con la lore di Discord? Io sono molto più piccolo, ma comunque maggiorenne. Ma non è vero che sei maggiorenne, smettila. No homo, ragazzi, no homo. Ma ragazzi, non è possibile. Io adesso chiamo Hypixel. Mi dà fastidio questo. Chi è che chiami, scusa? Ma chi cazzo chiami? Dio, madonna, ma non è possibile. Ma c'è l'interruttore tipo per i laser. Spegneteli, danno solo fastidio. Toglieteli dal gioco. Ma il gioco si chiama laser, scusa. Il gioco si chiama letteralmente laser. Questo Going From Memory cercavi su Google. Adesso tutte le chat W per capire. I laser, vuoi spegnere i laser? W in chat, ragazzi. Mamma mia, tutti perdono! Che adesso... No, ragazzi, impossibile. Cioè adesso avevo vinto! Ma con l'aureola viola, tra l'altro, c'è proprio tutto nella lore. Avevo vinto, cazzo! Stai zitto! Quindi adesso continueremo fin quando non vince di nuovo. No. Possiamo dire questo gioco gaming? Ha solo 2 livelli. Ma ragazzi, ne ha tre. Ma chi è che l'ha consigliato? Oh no, non cominciamo a fare questo gioco. Allora l'ho consigliato la sedia a 2 gambe. Se volete insultarlo, insultate lui. Altrimenti saremmo tutti quanti già a giocare a Mario Kart. Ma io sapevo avesse 2 mappe. 3. Sedia, fai schifo. Potenzialmente 4. Ragazzi, non mi fa piangere in sedia perché mi arrabbio, te lo dico. Vi leggo il messaggio di sedia. Palward è un gioco di merda. Io non voglio giocare a quel gioco del cazzo di Pokémon Tarocchi. Ora giochiamo al gioco che voglio io, in quanto ho più iscritti di Leo. È vero. Ti mando gli screen dopo. Per il vero, mio content, ragazzi, quindi state zitti. Ci diamo il gioco di laser. Devo pensare ai miei sgabelli. Ha detto pure qualcosa di simile. Ti ha messo dentro tutte, cazzo. Ci penso sempre a voi, ragazzi. Ragazzi, allora so che è reato su Mario nel 2024, però ho 69 spettatori. Io direi che va festeggiata questa cosa. No, devastante. Allora, teoricamente, se noi vinciamo, continuano i livelli.
Certo. Però bisogna vincere. Ma scusa, no, perché Cristo adesso ha vinto, ma i livelli si sono resettati. Abbiamo perso tutti, quindi ha vinto lui. Perché ha vinto perché solo voi lui. Perdenti. Perché questa siamo andati avanti. Oh, oh, Poggers. Porco, che cosa cazzo è successo? Ok, vanno avanti i livelli. Ragazzi, chiedetemi scusa. No, scusa, Chris. Ma cosa devo fare qua? Ragazzi, aiuto? Tutta la chat chiede scusa a Mauro. Ragazzi, chiedete scusa a Mauro, mi raccomando. No, mi ha tagliato le gengive. Mauro è mio padre. Veramente, eh? Te lo giuro. Un bellissimo. Veramente bello, Leo. No! No! Ci ha ammazzato le gambe. Siamo stati maciullati. Adesso sei una sedia con una gamba sola. Oh! Ok. Scusa, ma dove cazzo devo andare? No! Ma oh, Gesù Cristo! Palle. Ragazzi, mi fanno male le tibie allora. Dopo questo live. No, 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 no! No, porco! No, dai! Ragazzi, non ho l'ab, eh? Scusatemi, ragazzi. Io sono... È che sono un Minecraft YouTuber. Emoziona... È vero, esatto. Hai ragione. Ma adesso mi devo fare. Sei giustificato poi. Che faccio? Scendo? Mi dispiace, ragazzi. Io purtroppo... Allora, Poldo, se non ce la fai a fare adesso questo livello... Ce l'ha fatta! Berro, frozzo! Berro! Allora, ragazzi, sentite un attimo. Una volta che siete in cima, nel secondo coso, se camminate sul bordo potete schippare tutto il resto e cadere di sotto e vincere. Cioè, io ho letteralmente rotto questo livello. Don't skip the leg day. Vai, bravo Cristo. Guarda che Cristo Gaming, guardalo. Hai visto? Mamma mia, Cristo, ma sei fantastico, cazzo. Scusate, non ho capito come si skippa. Te buttati giù, vai. Bravissimo. Ok, vinto. Guarda quanto gaming che c'è in questa cosa. Non ho capito, berro fronzo. Ma raga, ma non ti cosa devo fare? Devi andare tipo in alto che c'è una cazzo di apertura. Da là skippi tutto. Ah. È tipo non è super... è giusto così, secondo me. È tipo Super Mario. Ma secondo te, ma come fa a essere giusto così, cazzo? Cioè, no, nel senso. Forse dovevo scendere tipo sui cosi, ma non c'è il danno da caduta, quindi è gaming. Va bene, tanto, gaming. Cioè. Ma no, grazie. Però non è possibile che ogni volta. La figa pelosa! No! È uscita dalla mia live, bambini! Sono pericoloso! Ho detto una zozzeria perché sono nocivo per i bambini! Cosa stai dicendo? Ma si va a Poldo, firmare per una casa discografica con la tua banda musicale ti ha dato di volta al cervello. Ma perché di banda? Sembra quella con le trombe. Sembra tipo esatto, sembra tipo qualcosa. Non so perché a voi piace tipo questa cosa che dici una frase normale e poi ci metti dentro una parola cringe per sminchiare tutta la frase. E allora lo faccio anche io. Oh, no. Smettila di raccontare frottole, berro frottole. Sono una palla. Di raccontare cazzabubbole. Basta dire fandonie. No. Ragazzi. Berro scoperto il nostro umorismo. E qui squiglia e pinzi il lacquere. Palle. Ho detto palle, va bene. Ah, Poldo non è gaming. Sono gay. Ragazzi, io non troppo non ho i tempi. Questo vuol dire che voi ci guarderete fare il comunque, gaming. Comunque posso dire che Berro Fronzo non ci ha insegnato l'arte del gaming. Sì, ma se posso dire è stato veramente poco carino. Abbiamo fatto la festa prima, a sorpresa. Esatto, sì. Possiamo guardare se stai a giocare a Subnautica su Discord? No! È un segreto, Subnautica. Mamma vai, mia, forza, Subnautica, ragazzi, che arriva che prima. L'abbiamo fatto mille volte questo livello. Forza. No! Perché lo fa il first ma try? Perché delle volte appare un livello nuovo e adesso quello di prima? Sai perché siamo morti, bro? Eh? Guarda la skin. Gamer! Perché 27 secondi! No, perché siamo uomini e loro sono donne. Ah, che siamo neri. Che scemo! No, che no, scemo! Ma perché ho chiesto! No, è scemo! No, è sbagliato! È sbagliato, ha detto una cosa orribile. Sai, ha avuto l'achievement tipo Xbox in alto, sbloccato il razzismo. No, non è vero, chi? Dai le chiappette. Ma io l'ho sbloccato un sacco di tempo fa quello. Guarda, è vero. Wow, Leo, complimenti. Questo è perché ti ho insegnato esattamente come ho insegnato a Power a giocare a Fortnite. Davvero? No, ma stai tu? Gli ho insegnato ma perché io. Perché delle H in mezzo Fortnite? Perché, ma quindi perché tu conosci Power? Una versione di Fortnite più difficile che usano solo i Madonna, poveri. Io Power l'ho conosciuto che ero drogato distrutto ad cosa? Amsterdam si può ad Amsterdam si è io in quel momento dire, in quel momento lo tenevo a dieta perché doveva fare gli LCS. E c'eravamo praticamente io e Power che gli chiedevo scusa per le condizioni pietose in cui ero. E c'era la curolini che non vedi che cosa sei il numero preso, due. E gli dava del prete e diceva che era un presbitero. Sei il numero due, sono il secondo. E rideva un sacco. Ah no. Quindi tu sei il secondo. Power? Io sì. Ma ci facciamo di erba. A proposito di personaggi famosi, sai che mio nonno
è Miyazaki. Sì, guardo sotto. Ma Hayao Miyazaki? Sì. Hayao? Si chiama Hayao. Hayao Miyazaki. No, si chiama Turiddu Miyazaki. Guarda, gli puoi dire che l'ultimo problema non mi è piaciuto, però non mi ha dato retta. Round 3, 4 giocatori adesso di mente. Sai quel livello impossibile. No, ma perché se di Apollo ci guardano anziché fare gaming? No, invece questo. Mana. Vabbè, vi dicevo di mio nonno, praticamente, che quando... Ah sì, Hayao. E lui mi diceva che faceva sti cartoni animati. Io gli avevo consigliato di fare, che ne so, qualche serie televisiva, tipo poliziesco. Freddy Fazbear. E lui mi ricordo... Fatto. No, mi ricordo che mi disse, nipotino mio... Skibidi Toilet. E poi ha fatto il ragazzo e l'airone là, quel film che purtroppo non gli ho detto. Allora, nonno, ragazzi, guarda, hai fatto una cacata. E lui mi ha detto, io so. Non è... No, ragazzi, Leo vattene. Leo, proprio io spero che finita la live vai nel gabinetto e fai tanta cacca a fischio come i cani. Guarda. Mamma mia, che schifo. Ma come si fa qua, ragazzi? No, raga. Non ho capito. Ragazzi, dovete evitare il laser. È quello il segreto del gioco. Grazie. No, allora, a un certo punto tu arrivi a una parete di laser, tipo, come cazzo si supera quello? No, ragazzi, non la cacca. Devi partire subito velocissimo dall'inizio. Devi fare tipo il castello super errante di Howl, ragazzi. Esatto. Io l'avevo consigliato di chiamarlo il castello 1, però mi ha detto no. Il castello 1? Non chiamare così. Sì, no, devo saltare lì. Di Toilet. No, gli chiedono in chat. No, non gli piace più. Schifo, non gli piace più, è fuori moda. Vi dico il mio segreto? Una volta io ho comprato un laser a uno in stazione e ero comprato? Sono stupido. Un laser. Hai pippato un laser. Potevi premere e puntava il laser per terra. E si so com'è un laser, sì. Sì. È per questo che sono così forte. Ah, ok. Tu sei un ribelle, comunque. Per caso... Sì, come... ma non il film di Disney. Per caso di che nazionalità era colui che ti ha venduto il laser? Non lo so, non guardo queste cose, sai? Era ecuadoregno. Era napoletano. No, perché non è una razza. Cos'è che... Ho detto nazionalità. Secondo me sì, invece. Pensate sempre male. Sono morto, vero? Non è una nazionalità napoletano. Sono morto. Certo, è una nazione il Napoli. Gamer. Quanto cazzo è grande. Sono morto. È almeno 6 metri. Ragazzi, è stato un piacere. Ragazzi, io mi dispiace. Emerald. Io torno a fare la mia vanilla. Emerald, ti coccio, ti coccio, ti coccio. Oltre al termine del game. Ciao, David Cicca. Puttana! No, come? Ma la mia amica non la devi offendere così. Ti dico io di saltare. Quindi non saltare finché non te lo dico. Salta. Cazzo, salta, si imparar. Vedi che era ecuadoregno, sul serio. Devi arrivare dall'altro lazzo. Vai, provo. Vai a me. Easy, ragazzi. Le ultime quattro volte non ti ho detto super di saltare, veloce, comunque. Mega fast, no, vai. Iper jump. Vai. No, quasi. No, guarda un po' che però gamer. Però c'eri quasi, secondo me. Eri arrivati quasi. Sapete al cosa vi dico? Fanculo tutto. Ciao, la Kerta. No. Fanculo tutto, sì. Cosa? Vai. No, sta ballando, sta facendo il going crab. Devi dire going crab. Going crab. Il buco del culo del laser. Guarda. Che schifo. Wow. I leggings. Ma ragazzi, no, allora io credo allora, che sto bet in chat, chi dice che wow, sì, Marble, Leonardo Bru oppure Berro Fronzo? Chi si sposa se questo potete è nuovo. Fare il questo è nuovo. Oddio. Madonna. No, questo è difficilissimo, ragazzi. Ok, ragazzi, sta arrivando il laser. Sai cos'è difficilissimo? Crescere un figlio in Italia. Vai, vero. Berro, vai, Berro. No! Ma non capivo... Speedrun. Poveretti. Però Sbonghi è stato neutralizzato. Ah, ma cioè devi proprio inseguire il cazzo di laser. Vi faccio il sondaggio. Vi faccio sì. Vanno solamente verso l'alto. Allora, easy, più o meno. Più o meno. Ecco fatto. Mamma mia. Grattugiato. Non è il cazzo, easy. Non è banco per il cazzo, easy. Forza, ragazzi, chi vince? Dai, ce la potete fare comunque. Oh sì, Cristo, sì, però se mi si intuppa la chi donna... vince la domanda? Che domanda doveva essere? Hanno detto tuppo. Ragazzi, allora, se volete ho mio nonno al telefono. Gli potete fare Hayao Miyazaki? Posso parlarci un attimo? Certo. Passaci a Hayao Miyazaki, dai. Certo. Ma vai. Aspetta un attimo che lo chiamo. Vai. Ma non ce l'avevi già al telefono? No, gli stavo scrivendo su WhatsApp. C'ha il numero del nome. Ah, ok, certo, ma certo. Ha senso. Anch'io, ma chi è più in cima? Io, però sono morto. No. Non mi ha saltato l'ultima. Oddio, attenzione. Questa è l'ultima rampa. Questo vai. Sparpol. Speedrun. Sta arrivando. Speedrun. Questo è Sparpol. Sì!
Ed è arrivato! Ma ce l'ha fatta! Tutte quelle ore su Minecraft Parkour. Oh. Ciao nonno, ci sono i miei amici che ti volevano salutare. Aspetta, posso, salve, posso parlare? Che devo attivare. Buonasera, signor Aiaio. Ciao Aiaio. Ragazzi, sono Miyazaki. Cazzo, è quello femmina. In che senso? Che hai un nonno femmina? Ha detto, è la recente apertura di Aiaio per l'LGBTQIA, tipo? No, ragazzi, tanto non è ancora vinto, cioè nel senso... Ha detto il codice della stanza. Esatto. Cosa? Niente. Guarda! Chi è? Marco 2. Ma ha vinto soltanto... Filippo? No, c'era anche quella scomparsa, ma dai. Cazzo, mi è scappato. Mi sa che si spammerà un altro po' di W tra un po'. No, ragazzi, avete 47 secondi. Dobbiamo scoprire un nuovo livello, se no io chiudo il gioco. Sì, esatto. No, vabbè. No, livello niente, raga. No, no, no. Ce la potete fare, ragazzi. Io credo in voi. Voglio del laser, voglio del laser. Non so più niente. Puoi dirmi seggiola? Seggiola. Ok, ora ho tutte le motivazioni per vincere. Guarda Berro, no, è scivolato. No, che non per... salta, 26 secondi, salta raga. Bordo e a volte invece non lo fa. Questa cosa si chiama control switch. Si chiama skill issue. No, dai, che cioè, adesso il cazzo di laser mi sono ritorno. Ragazzi, Chris si chiama Filippo. Vi ho mentito, in realtà non mi chiamo Alessandro. No, non ci posso. Io mi chiamo Alessandro. Anch'io. Non ci posso credere. No, il meme della scorsa volta. Non va bene, ragazzi, non va bene, non mi sento a mio agio adesso. Ragazzi, io di voglio un altro doppia V in chat! Doppia V in chat! Bravo, bravo! La prerogativa per vincere è essere un Discord mod. No, Discord owner! Cazzo! Cazzo! E il non Discord partner? No, non lo sono! Fottiti, Emerald, hai capito? Tu lo sei e io no! Vabbè, bastardo, bastardo. Non si può parlare però con questi gamer, sono così suscettibili. Se è lo stesso, allora, se è un livello che abbiamo già fatto, io faccio Alt F4 e vado su Fear Games, ve lo dico. Va bene, ti accompagno. Ti prego. Va bene. Andiamo a fare le bad boys. Hai un altro livello. Va bene, io questo, ragazzi. No, mi ammazzo, non è possibile. Andiamo su Bad Lion a fare PvP? Non ce la faccio più che a sto gioco. No, dai, ragazzi, andiamo su Coral MC. Io fa cacare il parkour. Su Palward, ma... Non mi piace il parkour. Ferro, vengo a giocare sul tuo. Nemmeno le armi. Oddio. Ah, ma anche stando fermi, vabbè. Aggiungo una cosa. Siccome i Pokémon li ho fatti io, non mi piace che gli abbiano messo le armi. E quindi non ci gioco a Palward. Ma qualcuno di voi pubblicherà un video chiamato Pokémon ma con le armi? Perché l'ha già fatto tipo mezza YouTube Italia. Vero. Lo volevo fare anch'io, ma poi mi sono detto, minchia, dai. 34 secondi. Ragazzi, già sono un mostro. Allora, complimenti. No, Poldo, noi ci stiamo arrabbiando perché non stiamo vincendo. Bro, io non. Io, no, io sto perdendo appositamente per dimostrare al mondo quanto coach. Valgo. Cosa? Ma non lo so, cioè, ragazzi, di una ma vogliamo, anche la commenterò. Ma se giochiamo a un nomi cose città? Sì! No! Non voglio ridurmi a giocare a nomi. Basta che voi non fate le cose cringe, cazzo, perché io non so che poi dice Caltaniseta, Rofl, tutta quanta la chat di Sabba. Però queste cose mi fanno cringeare a me, porco due. Ragazzi, no, non voglio ripetere a giocare a nomi cose città. Non voglio Caltaniseta. Vai, no. Berro, vai, Berro, vai, Berro. Vuol subito, subito. Salta di nuovo. No, Poldo non ce la fa in tempo. Mi spiace. Vai, Berro, tu perché tu non hai detto il mio nome? Non hai detto il mio nome. Anche se sono festeggiato io. Arrivo, torno giù. No, sedia. Dov'è? Ah, vai, Poldo. Bravo, Berro. Questo è Poldo, ok. No, Poldo, non toccare i laser. Ah, oddio, quali no, però? Sono caduto di nuovo le mie. Quelli rossi. No, è come diceva Berlusconi. Non toccare i rossi. Rosso, io l'ascolto il suo consiglio, io non li tocco. Skibidi toilet. Ma se vai, vai, Skibidi toilet. Ma puoi fare un gioco dove... Cioè... Boh, le vedi le tonsille, Leo, non lo so. Mi devi fare coaching. Non ti sto coaching. Più. Devi fare Solamente se riesci a scrivere correttamente coaching. Perché se... Poldo, salta su quelli tondo, bravo. Vai a destra, aspetta. Bravo. Accovacciati, fai un po' di caca. Salta, salta. Devi considerare l'input lag, Leo. Vero, ok, allora. Dai, sali le mie palle, ma sempre qui se non cado. Just go up. Esatto. Only up. Salta. È semplicissimo, raga, è semplicissimo. Basta correre. Leo, ma devo uscire il pisello dai pantaloni per finire questo livello? Devo farlo col pene?
Ti sfido a mandare una foto sul gruppo di Porridge con questa cosa. Sul gruppo di Porridge. Per fortuna che non sono su quel gruppo. GG! No! Bravo, Sergio. Molto, il gioco non ti piace perché stai perdendo. Ma fino a poco fa stavi piangendo con me. Poldo, è vero. Allora, devi prendere la rincorsa e corri dritto. Non così, non così, non così. Devi prendere la rincorsa. Hai 2 secondi. Non ce la fa. Guarda, ha perso per un minuto. No, non ci credo. Dai, ragazzi, voglio fare l'ennesimo livello uguale. Ragazzi, andatevene a fare in culo. Giochiamo a Nomi Cose Città. No, ragazzi, odio questo livello. No, basta, facciamo Nomi Cose Città? Io penso che sia un'ottima idea. Ma io sto vincendo adesso. Giochiamo a Word. Per una volta che io sto effettivamente vincendo il gaming. No, non ci posso. Ragazzi, stavo clutchando tutto. Ma guarda, sedia. Allora, Poldo, starta la lobby di Nomi Cose Città, dai. Cos'è tappa tutto. No, cos'è? Lo una faccio nuova io, dinamica. lo faccio io, ragazzi. Coglione. Scusa, Sedia, mi dispiace. Sei un bastardo. Scusami. Facciamo un nuovo format. Sto dentro la cosa di Sedia e lo insulto a caso. Vi creo la stanza di Nomi Cose Città, ragazzi. Va bene, ragazzi. Okay. Sì, non c'era modo peggiore di dirmi che ho fallito nella scelta del videogioco. No, ragazzi, cioè, se giocassimo a Fork Drift. Ma che cazzo è Fork Drift? Te lo sei inventato. No, la mia gamba. No, Fork Drift era il PvP con i muletti. Non so se ve lo ricordate. Oh, me lo ricordo. Però non so quante persone. Ma possiamo giocare a quel gioco dove devi spararti, ma sei disabile? Volendo. Cosa? Sì, sai. Fortnite? Io sono Kruger. Aspetta un attimo, fammi controllare. No, allora, dato che io so che tu l'hai descritto a cazzo di cane, ma so che esiste sul serio questo gioco. Vorrei che mi dicessi il nome. Si chiama io non me lo ricordo. Però ce n'è uno. Ah, ma c'ho tipo 1500 ore su quel gioco. Con 3500 ore, no, aspetta, come si chiama quello di... Non le accumulate neanche nella tua vita, sei troppo giovane per avere 3500 ore su qualcosa. Ragazzi, andiamo a giocare su... Ne ho 4000 su Counter Strike. No, non giochiamo. Sacca troia. Ragazzi, andiamo a giocare su Abbo. Sai che non ti facevo tipo da FPS? Io ho un tipo da FPS... Mi sono andato con gli FPS, bro. Andiamo a giocare su Abbo? No. Non so neanche come si scrive. Ma se no, volete, Leo, io nessuno ti risponde perché nessuno ci vuole giocare. Di Nomi Cose Città, ve la faccio davvero, se volete. Avete una vita veramente triste. Aspetta. Un minuto? Un minuto? No, raga. Era un Steam. Se dà pasta lobby. Nomi Cose Città e Crimini. Bom, vado allora al... Facciamo veramente Nomi Cose Città? No, avete chiuso il... Io... Ragazzi, io non ho ragazzi, chiuso il gioco, Io vi volevo... Io mi ricordo Vi volevo chiedere scusa. Ma perché cosa? Perché ha fallito nel proporre il videogioco. Ma sti cazzi, perché raga. Madonna, la prossima volta farò giocare a Tetris io. Sedia non potrà scegliere giochi per altri 6 euni. Vogliamo provare Euni? Euni? Euni, sì. Sì, per quanto me è gratis. Ma saltato, non va saltato. Disinstalla, non so refunda. Quante persone possono giocare a Fork Drift? Qua ne vedo 4v4. Dai, dai, ragazzi, scaricate Fork Drift. Avevamo sbloccato. Allora, chiudiamo questo gioco, ho capito. Andato. Scaricate Fork Drift. È tipo quell'improvvisa voglia di sparare alla tua ragazza. Cosa? Perché? Mi si sono state tagliate le gambe. Allora, ma ascolta, Leo, tu veramente c'hai una sveglia che ogni tot ti dice che devi dire ste stronzate? Era compulsivo, cioè c'è un drift che ti dice adesso metto dentro una cosa razzista, barra misogina, barra violenta a caso. Era una battuta. Ma che cazzo di problema è, Dio caro? Era una battuta layerata sul fatto che Pistorius aveva ucciso la sua ragazza ed era senza gambe. Quindi e cosa c'entra Fork Drift con questa cosa? Perché io ero ancora sul laser, scusami. Ragazzi, domanda, il gioco si chiama Forklift? Fork Drift. Ah no, perché io trovo Forklift Load, che è un gioco dove tu sei un muletto. Tipo soltanto che Steam mi dice questo gioco è adatto a te, simile ai titoli a cui hai giocato Hogwarts Legacy. Com'è che si chiama? Fork Fork Drift. Ok, ho fatto Fork Drift. Ma sta su Steam? Sì. Endless Suffering si chiama la casa di produzione. Sì. No, ragazzi, dovete smettere con questi suoni. Avete capito? Mi dispiace davvero.
Robby name culo. Allora, un attimo. Post. No, come credits, non me ne importa. Sì, è fino a 8 persone, ragazzi. Ho creato una lobby chiamata culo su Forkdrift. Ragazzi, avvio Forkdrift. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Però, ragazzi, io spero di conoscervi anche quando sarò vecchio sul serio, perché siete in Europa, troppo stupidi, te lo giuro. Ok, play. Ragazzi, ma c'ho un muletto super controls. Ma in menu. Allora, aspetta, sto customizzando il mio muletto. Dai, forza. Ma aspetta un attimo. Come ti chiami, Poldo? Il che server è? Come ti chiami, Poldo? Perché mi veniva a chiamarlo culo, Andrea, culo, ma è cringe culo, chiamarlo Andrea su internet. Volevo customize. Culo, entrate nel mio culo, volevo dire. Entrate nella lobby che si chiama culo. Cos'è che sei in Europa? Poldo, sì. Cazzo. Questo stavo chiedendo tre quarti d'ora fa. Ma che fai a Vita Ravenna? Dov'è la Ravenna? Ma non è vero che hai risposto, Cristo, non parlavi da 15 minuti. Che siamo tipo le uniche persone che giocano a questo gioco ever. Che afferro, bro. Perfetto, ragazzi, ci sono. Ok, ci sono. Bene, stanno entrando gli spettatori. Ci sono, ragazzi, ci sono. Dove devo entrare, raga? Come funziona? Devi cercare culo nella regione Europa. Ma dove si cerca in host? Ma scusa, era l'unica lobby. Con nome. L'unica lobby con questo nome. Infatti, no, è l'unica lobby che esiste in Europa. E non me la trova. Ah, Europa, ok. Europa dell'Europa. Culo trovato. Siamo nella città Europa. Go! Vai, dove siamo? Let's go, baby! Cosa si deve fare, raga? Ragazzi, ma che cazzo di gioco funziona? Allora, con tasto destro e sinistro si abbassa il fork. Ma io cosa cazzo devo fare? No, ragazzi, fare. Mi sono incastrato. Mi sono incastrato anch'io, ragazzi! Oh, ti aiuto io, bro! Fare? Grazie! Aiutami! Grazie! No, ti ho disincastrato? Arrivo! Ho tirato cosa bisogna fare, che non ho capito? Si deve menare la gente. Io. Lasciami stare, arrivo. Ah, li devi liftare. Vieni qua, Andrea. No, ragazzi, ma qui ci sono le emote? Sì. No, sì, adesso no, come ti metto le mani nel culo? Come ti metto le mani nel culo? Secondo Cristo. Non lo so, ma mi sono incastrato. Ma ora lancio un Cristo. Ok. È Fast and Furious. Ragazzi, qualcuno mi ragazzi. No. Fermati, senpai. Onii-chan. Basta mettermi le mani. Sono libero. Ah, ma qui io ne dovevo. Ok, aspetta. Sto cercando di capire nel mio interesse del gaming. Ma ci sono due squadre. Sto arrivando, Cristo. Figlio di puttana. Merda. È tutti contro tutti. Figlio ragazzi. Di puttana. No, non ha funzionato. Ma no, non merda. Me che sono la tua squadra. Testa ma di cazzo. Ma non ci sono squadre. Sì. Ci siamo inculati. È tutti contro tutti. Come cazzo. Tutti. Vaffanculo. No, vada da quel paese. Me ne scappo. Manovra difensiva. Vieni qua. Ehi, ma aspetta un attimo. Ma non siamo su delle sedie a rotelle, certo. Ragazzi, ho dementito. Cosa? Che hai? Che cosa vuoi? No, dai. Ragazzi, andiamo a capitalizzare sulle nostre kill. Ho tirato un altro guarda Cristo. No. Porca troia. Devo sbarabolare Poldo perché altrimenti arrivo. Impazzisco. Vai, no, ragazzi, il 2 no. Contesa. Ma ragazzi, non ho capito. Secondo me ci sono veramente due squadre. Oh, ma no, senza la culori. No. Perché io. Cioè, io mi posso incurare Poldo, anche se è arancione. Sì, certo. Funziona. Arrivo. Tutti ci inculiamo, che bello. Ragazzi, è un'orgia. È un'orgia. No, oh, come funziona sta cosa? Non capisco. Devi tirarli su. Ma non ho capito. Cioè, come si fa? Non sono bloccato. Devi cappottare uno. Sì, Cristo, ma che fai? No, ho sbagliato! Mi sono autocappottato. Top 10 no. Anime plot twist! Ti pago, sedia! Cosa? Arrivo! Sì! Mi hai detto ti pago! Che si umma! Ragazzi, ho fatto doppia! Doppia kill! Di puttana! No! Doppia kill? No! Io ho un cappello perché sono fico. Io ho giocato fino adesso senza cambiare sedia. No, sedia! Cazzo! Non è vero, Leo! Rebaltated! Il laser mi ha ritampato. Mancano 5 ho secondi. Ho rimoltolato il sedio. Ragazzi, scioccatemi la mente. Secondo nel gaming. Terzo.
Che bello, che minchia. Mamma mia, che bel gioco, cazzo. Cioè, e io ho scaricato un giga di questo gioco, allora, ragazzi. No, no, piano, piano, piano. C'è un'altra modalità che è delivery, perché questa era Fork Frenzy. E ora proviamo delivery. Delivery okay. Dovrebbe essere tipo consegnare i pacchi, tecnicamente. Certo, guarda. Il lobby si chiama sempre culo delivery, sono a posto. Culo delivery. Perfetto. Sedia, su sedia ma Sergio, su cazzo si chiamano Cristo. Ma perché 43 sedie, madonna mia? Su cazzo sedia. Ma aspetta, siamo tutti o manca qualcuno? Ma dopo, allora, tra l'altro, ascoltami, dopo io vi devo raccontare una cosa riguardante il gaming. Infatti c'è una persona in più, ragazzi. Non va bene. Va bene, andiamo avanti così. Giochiamo con un iscritto. Ma scusa. No! Giochiamo con un sub. Come funziona? Allora, dobbiamo prendere i pacchi. Pezzi di merda, ma non mi tira... No, ragazzi, mi tiri su adesso. Allora, guarda, già che ti chiami su cazzo sedia, levati dalla minchia, Poldo. Ragazzi, la fisica di questo gioco è arbitraria. Devo portarlo qui, giusto? Allora, ragazzi, delivery, delivery. Team Rosso, mi serve una mano, mi sono cappottato. Team Rosso, aiuto. Aspetta, sto portando il pacco io. Aiutami ad aprire la porta. Non me lo posso togliere questo di dosso, non si toglie. Team Rosso. Altra sedia. Ma esiste il rosso. Oh, okay. Aspetta, ok. Ragazzi, okay. Io sto vedendo il soffitto, mi scassate. Datemi una mano. Io, aspetta. Ragazzi, stiamo davvero giocando. Poi disinstallo, ve lo dico. Stiamo giocando al gioco di Poste Italiane. No. No, ci avrei una battuta allora, bellissima che non posso fare. Dove essere portato tweet. Il coso, il pacco? No, non lo ma non so, riesco Emeraldo. A togliermi questo coso di dosso. Allora, ascolta, Poldo, facciamo come in Sicilia, buttiamola sì, a mare. Ascoltami, Poldo. Poldo, vai, mi vai, senti? Baggami, si sì. La c'è un pulsante per sminchiarsi da soli. F, G, H, una roba così. R. Ma ecco, quello. Puttana. Ah, posto. Oh. Okay, non devo portarlo. Non è che dobbiamo metterlo su queste barche che passano? Ah, oh, l'abbiamo fatto. Dobbiamo aprire la porta, dobbiamo aprire la porta. L'ho aperta, l'ho aperta. Ciao, ragazzi. Ciao amici, c'è let's, go, team baby, rosso. Let's go. Io e te, Poldo, basta. E no, dov'è? Tu, ma, ci sono anch'io, ma, no? Ci sono anch'io e Cristo. Come si apre la porta? Ma ci sono anch'io, ma non capisco dove che dobbiamo andare. Tipo sterza sto cazzo di coso. Ma perché io sono nero? Dio. Everard, ci ha rubato un pacco. Ragazzi, ma il mio coso non si muove normalmente. Chi mi apre il portone? Ragazzi, posso andare qui, sul molo? Non lo so. Allora, dovete aprire il portone, innanzitutto. Open the port. Ok. Cazzo, devo portarlo, raga. Apri, apri, apri. Let's go. È aperto, è aperto, è aperto. Arriva la nave. Guarda, lift. Oh merda. Ti vengo a mettere sulla nave, lo devo mettere? Sì, sì, vieni qua, vieni qua. Ma è aperta, bro. Io la vedo aperta. Vabbè, allora io ci passo attraverso. Io sto avendo dei seri problemi. No, non è aperta. Vengo ad aprirti, ora si è chiusa. Scusami. Ora si è chiusa, ora, mentre mi sulla nave. No, ma non va. Stai aprendo o no? Vabbè, aspetta. Mamma mia, Poldo, sei un grande. Okay. E ora? Sono Guido, sono Guido di cazzo. Dobbiamo portarlo. Porca madonna, ragazzi, ma il cazzo di ponte leva Troio. Sono sulla nave, ragazzi, aiuto. Sono cascato. Mi sta rubando. Ma perché sta rubando la nave? Sulla nave? Dovevi prendere i pacchi. Avevo un pacco da 15 minuti. Ma dove si lasciano i pacchi? Non si perfetto. Non si lascia dove si lasciano. Aiuto amici. Ok, ho superato il ponte. Ma devo, secondo me devo tipo risentire la squadra avversaria. Adesso vado da sedia a due gambo. No, no, mi hai fatto perdere il mio pacco. Dove è andato? Arrivo sedia, adesso ti fai aiuto. Adesso ti cappotto, ti cappotto. Sì. Ciao Poldo. Ok, ritorno indietro. No ragazzi, sono una tartaruga. Stavo provando a consegnare. Da che dove si consegna? Penso sulla nave che passa fuori. Però non riesco a farlo cadere allora, giù. Signori, aspetta, piano. Aspetta, ti alzo questo coso. Ecco. Ragazzi, andate piano. L'importante è andare piano. Ma no, credo vada messo qua e basta. Vai, Cristo, sì, verso la libertà. Va consegnato cazzo. Qua, ragazzi. E ma la scatola non si sono resettato. Vai avanti. Cristo? Scusami, dov'è che va consegnato? Ma vai avanti, tu. È aperto adesso, cazzo. Sedia, non so. Cristo, quella è una scatola, non è un pacco. Il pacco è quello blu, sedia, questo dietro di te. Sì, 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 lo so. Noi stavamo consegnando scatole. Devi spaccare la scatola e ma poi ti dà il pacco. È la scatola è sbagliata la scatola? Madonna, non sedia. Portare il pacchero. Ti scappotto con il mio potere del gaming superiore. Dobbiamo portare questo. Affanculo. Esatto. Te il tuo cazzo. Come si, come si rompe la scatola? Ah, ma... Come si rompe la scatola? No, ragazzi... Infatti.
Mi sono abbaggato del muro. Sono incastrato ovunque. Allora, chi mi apre il portone, ragazzi? Che per gioco favore? Di merda. Apro io. Meglio non di cose città. Grazie. Ma che cazzo ho scelto sto gioco? La tua scatola, bisogna portare la scatola. Mi sta venendo un tumore alle corna a vedere sto gioco, ve lo giuro. È un King of the Hill, sedia, vieni qua a difendermi al centro, è un King of the Hill. No, adesso arrivo, è un King of the Hill. Spingiamolo fuori, Ma si è bancato il cazzo. No. Porco è un che sei sbagliato il cazzo sedia vero. Su cazzo sedia 2 no, dai, mi stai fuori dei coglioni sedia. Con 2 sì, ok via, vai sei morto. Sto arrivando sei morto. Ti ho fatto la kill. Va bene, tanto l'ho preso R, la R per salvarsi. Per salvarsi. No ragazzi, io lo porto via. Maledetta sedia. Uccidete Emerald. Ma voi siete in 4. L'ho distrutto ragazzi, proteggetemi. Proteggetemi! Arrivo! Ma dove cazzo siete? Al centro della mappa! E non si alza sto coso! Lift. Non so cosa è successo. Premi R su cazzo sedia! R, premi R! Santo Dio! Arrivo! Arrivo! Che babun. Sentiamo su sto gioco. Vuoi parlare di performance? Portate il pacco! Sedia, porta il pacco! Arrivo! Sì. No, ragazzi, mi sono incastrato di nuovo. Ci siamo, boys. Dio sa! No, ragazzi, per scastrarti. No, raga, sono cascato dalla mappa. Let's go, baby. Ok. Se devi porta il pacco che se no, vai. No, raga, mi sono incastrato nel garage. No, si è abbassata Premier. La minchia. Ma che cazzo progetta questi giochi, veramente? Emerald, Premier! Sedia, maledetto. Discordia user. L'ho già premuto R 7 volte. Facciamo all'amore, sedia. No, cosa? No, perché, ma su cazzo sedia non sei tu, quindi? No, non sono io. È qualche babun che si è intrufolato dalla chat. Bastardo. Qualche coglione che si è intrufolato dalla chat. Ah. Guarda, sta fermo qui. Ok. Vai. Vai, ce la faccio, Ah! No. Sì! Grazie, mamma mia, che forte! Oh, cazzo. Forklift. Contested. Stupido. No, ce l'ha rotto. No, Cristo. Mi ha rotto il pacco. Adesso non posso più fare figli. Vado a prendere il blocco nuovo. Se non un altro pacco, Cristo. No, è crashato Poldo. Non ce l'ho. Va bene così, almeno siamo pari. Come Poldo è crashato? Poldo blu screen. C'è Rider. No. Poldo è esploso. Oddio, si solleva questo cazzo di coso. Ma perché la vita fa così cagare? Oh, ragazzi, finché non c'è Poldo stiamo fermi. Sì, ragazzi, Poldo è morto. Ma perché? Perché non torna Poldo stiamo fermi, aspettate. No. Arrivo Emeraldo, aspetta, adesso ti apro. Apri garage. Eccolo qui. Ma infatti non ho capito, perché ha raidato? Vinciamo in nome di Poldo. Sì, ma non di qua, non di qua. Ah, di qua dici? Sì. Vai, a posto. Madonna, adesso se tiro un Cristo. Poldo ha fatto blue screen. Ma come? Ma cazzo, ma il miliardario non riesce a comprarsi un gioco che non sia di Pongo, Dio caro. Non si accende. Eccoci. What? Io ho avuto un problema di transizione, ma non mi toccare! Cristo! Porco Dio. Ma me l'hai rubato, pezzo di merda! Oh no. Arrivo a darti il rinforzo. Blue screen. Pezzo di merda, la tua famiglia adesso in pericolo. Non si accende il PC? Gran cazzo. Si accende il PC è brutta, eh? Ah. È male. Gli si è fuso l'alimentatore in diretta? Beh, io direi comunque che tecnicamente abbiamo vinto, quindi vaffanculo. Ma non ti vinto uno in più. Cioè, guarda che sembra traiardare loro. Povero Poldo che non può più giocare con noi. Vabbè, ragazzi. Al gaming. La forcella del godo. Ah, sedia! No, sedia! Sedia, come ti sei permesso? Mi hai voluto inforchettare. Andiamo su Talward. È completamente esploso, mi dispiace. Vieni, Cristo, sforviciamo. Vieni. Ok. Vieni qua. Abbiamo vinto! Bastardi. Posso uscire adesso? Posso, sì. Chi ha preparato la lobby di Nomi Cose Città? L'avevo preparata io, me l'avete fatta chiudere, mi sono rotto il cazzo. No, aspetta, devo vedere se Poldo riesce a rientrare. No, ma ha detto che ti ha raidato. Ma... perché? È perché non riesce più a fare niente. Il terra è dato da internet, non lo so. Come ha fatto?
Ma io comunque ho disinstallato Forkdrift per essere sicuro. Anch'io sto disinstallando in questo momento. Io sto disinstallando ogni gioco. Hackerare. Tutto quanto. Chiamate Poldo che è esploso. Non c'è più la live di Poldo. No, raga. Poldo hackerato? Rip in chat. Poldo morto? Eh? È morto nella vita reale in un incidente d'auto? No, no, guarda, ne parlano già su fanpage. Su fanpage. Sì, c'è il video con la canzoncina. No, c'è il video con la canzoncina triste, quella che usano sempre per ogni cosa. F in chat? No, F di fanpage. Ragazzi, volete che allieto la vostra serata con una vera leggenda del gaming? No. Allora, c'era, avete presente tipo quel simulatore di città che è uscito recentemente il 2? Ecco, City Skylines. Sì, sai, quella roba lì. Allora, okay, praticamente 10 anni fa circa, no? Quando appunto iniziavo il mio cammino sull'internet, usciva l'uno e tutti quanti l'avevamo portato perché era divertentissimo questo cazzo di gioco. Allora c'era praticamente, per qualche motivo, d'accordo, il design più diffuso per fare una città era quello di farla girare intorno a una rotonda. Cioè tu fai una rotonda e poi ci costruisci intorno a una città. Ok, come Milano. Ecco, sì. E praticamente c'era un mio collaboratore, la persona che tra l'altro in realtà mi ha lanciato, tra virgolette, su YouTube all'inizio di tutto quanto. E non, non è nomi. Lion? Luke4316? No, il quale però si era convinto... che proprio Luke4316 gli avesse copiato il design no! della città. Si uniscono i pianeti! Era cosa? Era Ace the Brave, lui! Sì, era lui. Sì, 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 sì! Ok, vorrei far parte... La denuncia per le rotonde! La denuncia per sì, le rotonde! Te la ricordi quella parte della... I momenti più belli di YouTube Italia! Comunque, per farvi capire, praticamente c'era questo mio collaboratore che si era convinto che Luke4316 gli avesse praticamente preso il copyright di come era costruita la città. Cosa e ho fatto tutta quanta una serie di video praticamente di dissing su Luke4316 per praticamente dire ah no, la città è fatta così, io l'ho fatta per primo, tu mi hai copiato. E ne venne fuori un disastro perché naturalmente gli arrivò un sacco di gente, cazzo, che gli arrivò nel canale a insultargli la mamma perché ovviamente era l'epoca in cui potevi fare il tossico quanto cazzo ti poteva. Sì, 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 sì. Vero, e niente, praticamente sta cazzo di cosa della rotonda è rimasta talmente tanto attiva che poi tipo alla fine hanno fatto addirittura un video insieme, le lo scuse, sapevi? Non volevo fare questo, tutto per una rotonda del cazzo su City Skylines 1. Ma è una cosa bellissima. I figli di Luke4316 seguono sedia? Non è vero, non è vero. Boh, ragazzi, okay, quando è accaduta sta cosa avevo 8 anni. Mamma mia, io ragazzi, io aspettavo ogni pomeriggio che uscivano tipo i 7 video sulla Technocraft, là, come si chiamava. C'è una persona che ha scritto, ma ero uguale davvero, perché seguivo io la sua serie e poi vidi Luke, sembrava uguale il video, identico. Quindi c'è gente che effettivamente supporta la cosa della rotonda. Mi hai sbloccato un ricordo, mi hai dato proprio il tassello mancante. Io mi ricordo una volta, sì, sì. Io seguivo da Luke la Pixelmon e c'era uno, non mi ricordo come si chiamava, uno di quelli che giocava con lui, a cui Luke fece un piccolo scherzo. I pillar di terra l'entrata di casa, tipo. Ragazzi, e questo qua per dar cambio gli fece un cratere enorme davanti casa e fu buttato fuori dalla serie per questo. Allora io adesso, ragazzi, a distanza di anni provo a dare una mano a Poldo, va bene, per vedere se risolve. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao, ciao Seggiola, bye bye.